Un'infermiera australiana ha raccolto alcuni anni fa le testimonianze di un gran numero di malati terminali che le hanno rivelato i loro principali rimpianti prima di lasciare il corpo. Le testimonianze che questa infermiera ha trascritto non riguardavano mai lusso, ricchezza, gioielli, ma cose ben più semplici e toccanti. Quello che le persone che assisteva le dicevano erano frasi come ad esempio: "Avrei voluto avere il coraggio di vivere una vita vera. Non quella che gli altri si aspettavano da me. Avrei voluto trascorrere meno tempo al lavoro per passarne di più con la mia famiglia e vedere i miei figli crescere. Avrei voluto esprimere i miei sentimenti, cosa che non ho fatto per evitare conflitti, finendo per vivere una vita mediocre, senza esprimere il mio potenziale, vivendo spesso nell'amarezza e nel rancore. Avrei voluto trascorrere molto più tempo con gli amici per non rimpiangere il tempo sprecato, intrappolato dalla vita, ma me ne sono accorto quando ormai era troppo tardi. Avrei voluto aprire la porta alla felicità, che non è altro che una scelta, ma la paura di uscire dalla mia area di comfort mi ha chiuso la strada alle emozioni che avrei voluto vivere. Se solo non le avessi represse e non le avessi tenute dentro, ma non ho voluto deludere le persone che mi volevano bene e ho scelto la sicurezza delle abitudini e delle esperienze conosciute piuttosto che l'incertezza nel seguire i miei sogni e desideri. Il nome di questa infermiera è Bronnie Ware e grazie al suo bestseller Vorrei averlo fatto ha ispirato milioni di persone a vivere una vita piena e senza rimpianti. Cito il suo libro perché anche io sto cercando di fare con te la stessa cosa, grazie alla Divine Connection, e liberarti da tutto quello che ti sta bloccando, perché tu possa davvero vivere una vita senza rimpianti. Un caloroso benvenuto a questo secondo video da Patrizia Seteducati, fondatrice del movimento e del metodo Divine Connection. Grazie di cuore per i commenti che hai lasciato sotto al video precedente e per il tempo che hai deciso di dedicarmi e di dedicarti. Del resto, se stai seguendo questi video, forse anche tu pensi che troppo spesso corri dietro a delle illusioni e che vuoi vivere una vita in cui poter finalmente manifestare il tuo vero potenziale. E forse anche tu hai bisogno di sbarazzarti di un pesante carico di blocchi, emozioni negative, paure e schemi ripetitivi che in alcuni casi ti porti dietro fin dall'infanzia. Vedremo insieme come evitare i cortocircuiti emozionali che ti stanno bloccando e come restare in uno stato di connessione con la tua parte divina. Quindi come entrare in quello stato che chiamo Divine State. Imparerai a riconoscere questi cortocircuiti emozionali e capirai come restare in questo stato, così come dovrebbe essere naturalmente, riconoscendo invece quando ti trovi in uno stato di disconnessione. Ti riassumo cosa abbiamo visto finora. Esistono una serie di emozioni negative e blocchi che possono ostacolarti nel manifestare quello che sei veramente e nel realizzare la vita che desideri. Hai ascoltato la storia dell'elefante che, proprio come noi, costruisce il suo sistema di credenze e convinzioni nei primi anni di vita, determinando il suo percorso come se fosse programmato da un computer, ripetendo spesso gli stessi schemi e ritornando a rivivere le stesse emozioni tossiche. Ti ho mostrato un'opportunità, una via d'uscita per riparare questi cortocircuiti emozionali e riprogrammarti grazie proprio alla Divine Connection. Ti ho anche spiegato che non è colpa tua se tante volte puoi aver fallito quando non hai avuto successo nel tentare di riscrivere il codice che origina le tue scelte e quindi il tuo futuro, appunto. Infine ti ho raccontato della mia lunga esperienza nel mondo della crescita spirituale, che mi ha visto viaggiare per tutta Europa, negli Stati Uniti, per buona parte dell'Asia, sempre alla ricerca di esperienze ed energie molto molto particolari.
Tutto questo mi ha permesso di condividere con te le mie ultime scoperte e le informazioni che ricevo dalle mie guide. Non mi resta che condividere con te le magie che accadono grazie proprio alla Divine Connection. Ma su che presupposti si basa questo metodo? La Divine Connection è un metodo che ho ricevuto in canalizzazione, si basa su passaggi energetici guidati proprio dalla fonte, non è una meditazione. Parliamo di cose concrete. Se tu hai una mente scientifica e giustamente nutri dei dubbi sulle tematiche connesse a tali argomenti, in realtà esistono tantissimi studi che quantomeno invitano ad aprire la mente. Alcuni studi di epigenetica teorizzano proprio l'influenza dei nostri pensieri sul DNA. Tra gli ormai sempre più numerosi scienziati che si stanno occupando di argomenti verso i quali la scienza ufficiale è un po' chiusa, avrei forse sentito parlare di Bruce Lipton. È un biologo cellulare conosciuto in tutto il mondo e sostiene proprio che i nostri pensieri influenzano i geni e anche le cellule. Quanta importanza ha il nostro pensiero, positivo o negativo che sia, sul comportamento nostro e dei nostri geni? Se l'ambiente e il pensiero influenzano la nostra biologia, questo può cambiare conoscenze ed esperienze future di ciascuno di noi. Dove prima si pensava che i fattori genetici fossero responsabili solo della nostra salute, negli ultimi anni si è compreso che credenze e ambiente esterno giochino un ruolo fondamentale. Che cosa fa la Divine Connection? Parte del metodo può aiutarti ad essere co-creatore della tua realtà in modo consapevole. Come diceva Lipton, piuttosto che essere vittime dei tuoi geni, perché noi siamo vittime anche delle nostre percezioni, del nostro subconscio programmato, proprio nei primi anni di vita, e che è responsabile del 95% circa del nostro comportamento. Come sarebbe riuscire a scardinare invece tutto questo? Non rispondermi adesso, ho da mostrarti molte altre prove. Che dire dell'ospedale Molinette di Torino, dove ormai da anni si usa il Reiki in alcuni reparti, tra cui quello di oncologia. Ebbene, è stato proprio dimostrato che i pazienti che ricevono sedute di Reiki guariscono con molta più facilità e in meno tempo rispetto agli altri pazienti. Ancora un altro famoso divulgatore e scrittore è Greg Braden. Cita esperimenti sia sull'utilizzo della preghiera in alcuni reparti ospedalieri. I gruppi di persone proprio che beneficiavano delle preghiere, ossia di intenzioni ed energia positiva, guarivano molto prima e meglio delle persone che, soffrendo di patologie simili, ricevevano solo cure allopatiche. Voglio anche ricordarti gli esperimenti condotti da Masaru Emoto, che magari conosci, che dimostrò l'influenza di pensieri, della musica, degli stati d'animo, sottoponendo l'acqua a vibrazioni positive e negative, ottenendo proprio dei risultati sbalorditivi. Un'altra prova di come la coscienza possa influenzare la realtà a livello subatomico e oltre. E hai presente la fisica quantistica di cui si parla tanto? Stanno sempre più spopolando nelle aule di formazione di tutto il mondo queste teorie, partendo proprio dagli scioccanti risultati dell'esperimento della doppia fenditura. Da decine di anni ormai si sa che la sola presenza di un osservatore cambia il comportamento dei flussi delle particelle addirittura. La prova inconfutabile è che la nostra presenza o coscienza ha il potere di influenzare e cambiare in qualche modo la realtà. E tornando a forme di preghiera e meditazione, hai mai sentito parlare dell'esperimento Maharishi? Maharishi era un maestro orientale che insegnava meditazione trascendentale negli Stati Uniti e che attirò proprio l'interesse dell'Università di Harvard. Gli studi dimostrarono una relazione diretta tra la meditazione e la riduzione di ansia e stress, ma non solo. Uno studio dell'FBI evidenziò che nelle città in cui l'1% della popolazione praticava la meditazione trascendentale, portava a diminuire l'indice di criminalità, andando a completamente incontro ad una controtendenza rispetto ad altri periodi, rispetto a quanto accadeva in altri centri urbani. La ripetizione di questi studi in diverse comunità ha confermato l'effetto denominato e conosciuto da allora come effetto Maharishi.
Non solo, le onde cerebrali dei praticanti sembravano coerenti e allineate come se fossero tutti collegati. Questo non ti fa pensare forse al concetto di massa critica? Il pensiero successivo che ho fatto è cosa possiamo realizzare insieme grazie alla forza del gruppo, nell'aula di un seminario, incontrandoci dal vivo. Puoi trovare ormai ovunque questo tipo di informazioni, internet, blog, libri, articoli e molto altro. Riguardo alla meditazione, se ne dice bene, sempre e ovunque, con tanto di prove. Come strumento proprio per rafforzare il sistema immunitario, ridurre il dolore, aumentare la produttività, la felicità, la memoria, la concentrazione, ridurre dipendenze, elaborare più lucidamente le informazioni, le decisioni, stimolare la creatività e molto molto altro. Quindi o siamo tutti matti, io per prima, o qualcosa di vero c'è. Non devo dimostrare ovviamente niente a nessuno, ma sento che la mia ricerca è arrivata veramente a un punto di svolta e che finalmente ho la soluzione alle domande che per anni mi hanno assillata e tenuta sveglia anche di notte. Ti è stato fatto credere che non fosse possibile trovare una risposta, ad esempio, ai dubbi esistenziali, come anche che vivere una vita diversa in cui far fiorire la miglior versione di te fosse un'illusione. Del resto, un essere umano impaurito, spesso malato, che non è incoraggiato a pensare come un individuo, ma piuttosto a seguire la massa e la paura, è molto più controllabile. Non è così che deve andare, e lo posso testimoniare, avendo realizzato io stessa una vita nella quale la sofferenza è gestibile ed eliminabile. Una vita nella quale mi riconosco e per la quale provo una gratitudine immensa ogni singolo giorno. Come altre volte nella mia vita ho dovuto spostarmi in ricerca, esplorazione per trovare delle risposte. E quando mi trovavo da poco in Spagna in un ambiente del tutto nuovo, con abitudini diverse, una vita rivoluzionata, l'insicurezza di non sapere se quello che stavo vivendo mi sarebbe piaciuto, sarebbe stato giusto per me, fu direttamente la fonte a venirmi in aiuto. Quel giorno avevo scelto di meditare sul letto e la fonte, le mie guide, mi fecero arrivare delle informazioni in merito proprio a questo metodo e la trasformazione che questo metodo avrebbe portato se solo mi fossi permessa di diffonderlo in larga scala, anche nel mondo. Seppi proprio quel giorno che avrei ricevuto questo metodo un po' alla volta. Ciononostante ero frustrata e non capivo come fare finché l'energia della fonte non mi rivelò tutti i passi successivi. Cominciarono ad arrivare sempre più informazioni su una modalità di lavoro alla portata di tutti, che grazie a una connessione con il divino avrebbe permesso proprio di sciogliere nodi, blocchi, dubbi esistenziali, quelli proprio pesanti, in modo da permettere alla propria parte autentica di manifestarsi e di realizzare il proprio cammino. Contemporaneamente ricevevo poco a poco altre informazioni su questo grande progetto, mentre cominciavo a fare esperienza di questa connessione un pezzo alla volta. Si trattava di qualcosa che aspettavo da tanto tempo. Finalmente potevo aiutare le persone a colmare quel vuoto interiore che molti mi dicevano di provare, lasciare andare il dolore, allontanare la paura e scardinare sovrastrutture mentali, più o meno consce o inconsce. È da lì che ho cominciato a ricevere il metodo completo. Mi sono fidata e affidata, e in effetti è accaduto. Sono stata ricompensata con il dono di ciò che è arrivato dopo. Penso che adesso hai almeno un'idea di come ti puoi sentire dopo aver appreso un processo di questo tipo, ma mi rendo conto che ci possono essere altri ostacoli. Qualcuno mi ha detto: ma io non ho mai meditato e non so meditare, non sono capace. Intanto la Divine Connection non è meditazione, o perlomeno non è solo meditazione, è un vero e proprio lavoro a livello energetico che avviene sull'individuo. Ed è per questo che molte persone che non hanno mai meditato hanno sciolto moltissimi, moltissimi blocchi, proprio grazie al metodo. Ne farai comunque esperienza nel terzo video.
Normalmente i benefici di un seminario come questo possono essere in apparenza difficilmente misurabili e per la mente non è sempre chiaro se quello che stai investendo abbia un valore così alto. Per questo una delle prime domande che tutti mi fanno è: quanto costa? Sinceramente ritengo che tutto questo non abbia proprio prezzo, visto l'impatto che può avere sul resto di tutta la tua vita, ma sono sicura che avrai più di una bella sorpresa alla fine di tutti i video. Gli altri ostacoli possono essere impegni che ho già preso, o quelli che credi essere gli obblighi che hai nei confronti della famiglia, dei tuoi figli, del tuo partner. Lo capisco. Mi sono chiesta dove ti potrebbero portare queste stesse dinamiche che ti portano a rifare le stesse cose fatte, magari controvoglia, che ti hanno fatto arrivare esattamente dove sei adesso. Quante volte si tratta di scelte fatte per un senso del dovere, possiamo dire, o per dei sensi di colpa? Quante volte si tratta di qualcosa che ti priva della tua libertà e riduce il tuo potere personale? Con questo non voglio dire che la tua vita sia sbagliata, anzi, sono certa, sono sicura che solo ritornando indietro col tuo pensiero potresti rivivere tanti momenti, tante scelte, tanti risultati che ti caricheranno di orgoglio e che ti faranno sentire soddisfatto al solo pensarci. Quello che mi chiedo è questo: quando è stata l'ultima volta che hai messo i tuoi interessi e il tuo benessere prima di quello degli altri o di quello che gli altri si aspettavano da te? Quando è stata l'ultima volta che hai ceduto all'egoismo di persone, magari anche a te molto vicine, per non sembrare a tua volta egoista? Non pensi di meritarti questa possibilità di fare quel passo che può scatenare un effetto domino positivo sulla tua vita e portare benessere, serenità e armonia nelle tue relazioni? Quante trasformazioni positive e quante ispirazioni potresti portare ai tuoi cari, ai tuoi figli e al tuo partner, concedendoti questa possibilità? Quali insegnamenti? Immaginati proprio di tracciare un confine alla fine del prossimo evento Divine Connection Live e da lì cominciare una vita a cui dare una nuova rotta, grazie a una consapevolezza diversa. Un'ultima cosa: forse puoi aver preso un altro impegno e magari hai già investito per essere presente a un altro evento. Prima di prendere una decisione definitiva, zittisci la mente e ascolta quello che ti direi sempre. Ascolta il tuo cuore e senti nel profondo dove è bene che tu sia presente in quei giorni. Allora, mentre rifletti su tutto questo, ti chiedo ancora un po' di pazienza. Resta in ascolto, segui il gruppo Facebook Divine Connection e tieni d'occhio le mail in attesa del prossimo straordinario video, in cui ti farò toccare con mano un pezzo del metodo che ho intenzione di insegnarti. Vedrai, sarà molto utile ed emozionante. In attesa del prossimo video, ci tengo molto a sapere cosa pensi di tutto questo. Scorri nella pagina e lascia il tuo commento proprio qui sotto. Un abbraccio di luce e ci vediamo al prossimo video. Ciao!